Salve ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Prima di iniziare vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina. Mi farebbero piacere anche i vostri suggerimenti su argomenti da trattare nei prossimi video. Oggi voglio parlarvi del campionato di calcio di Serie A. Il campionato è fermo, siamo alla fine del girone di andata e la classifica è la seguente. Juventus 53 punti, Napoli 44, Inter 39, Lazio 32, Milan 31, Roma 30, Sampdoria 29, Atalanta 28, Torino 27 e poi giù di, andando via ci sono altre squadre, però lasciamo stare. Diamo ora uno sguardo alle notizie di mercato di questi giorni, di queste ultime ore. Allora, Fabregas dovrebbe dare addio al Chelsea. La Fiorentina è vicina ad Andreas Pereira. Il Genoa non molla Krujic. L'agente di Milinkovic-Savic, centrocampista Lazio, ha detto che il suo assistito sicuramente a gennaio resta, però è tutto aperto per giugno. La Juve pensa subito di riprendere Piazza, il quale non sta giocando molto a Firenze, c'è poco spazio. Una notizia bomba è questa: la Juve su Ramsey. L'accordo sembra fatto e a breve il centrocampista gallese dovrebbe firmare. Un'altra notizia bomba è questa: Barcellona sta puntando a Koulibaly. Avrebbe offerto 120 milioni di euro per avere difensore senegalese, una cifra veramente importante. A questo punto sembrerebbe impossibile per Napoli dire no a questa offerta e staremo a vedere. Un altro colpo di mercato lo sta facendo l'Inter. Tra l'Inter e Godin c'è l'accordo, dovrebbe arrivare a giugno a costo zero dall'Atletico Madrid. Ausilio e Marotta hanno anticipato tutti e hanno strappato un sì al fortissimo difensore uruguaiano. Vi ricordo che, tra l'altro, questo giocatore dell'Atletico Madrid dovrà giocare contro la Juve in Champions League nel prossimo turno. Un'altra notizia interessante è questa: è stata stilata una classifica di quanto valgono i calciatori, i più forti calciatori in giro. Quello che vale di più è Neymar. Ronaldo è fuori dai primi 10. Anche se sembra una sorpresa, però ricordiamo che quest'estate è stato comprato dalla Juve per poco più di 100 milioni, quindi il suo valore di mercato effettivamente è questo, visto che ha anche 34 anni. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Mbappé. Il mercato è aperto, ma quanto valgono i 10 giocatori più quotati, i top player? In questi giorni è stata stilata una classifica. Al primo posto c'è Neymar con una quotazione di 229 milioni di euro, che è addirittura superiore ai 222 della clausola rescissoria pagata dal Paris Saint-Germain. Al secondo posto di questa classifica c'è un altro giocatore che gioca nel Paris Saint-Germain. Mbappé, il suo valore è di 215 milioni. Al terzo posto troviamo Leo Messi, fuori classe del Barcellona, che firma 203 milioni. Segue poi Luka Modric, trionfatore del Pallone d'Oro 2018, che ha più di 30 anni. Una notizia che non c'entra niente col mercato è questa: Maradona tranquillizza tutti, sto bene, vi siete preoccupati senza motivo, voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento, un bacio. Diego Maradona ha voluto tranquillizzare coloro che si erano preoccupati dopo il suo ricovero in una clinica a causa di un'emorragia gastrica. Il messaggio ha detto: voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento, mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene. Oggi mi prendo cura dei miei nipoti, Benja, Dieguito Mattia e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti. Questo
Queste sono le parole che ha scritto su Facebook. Passiamo a un'altra notizia. La Juve è fredda su Andersen, l'Inter è in pollo. Con la Juventus distratta da altri obiettivi, l'Inter è riuscita a portarsi in pole position per l'acquisto di Joachim Andersen, difensore centrale danese, classe 1996 della Sampdoria, che è stata accostata anche a bianconeri in diverse occasioni. Altra notizia che rimbalza è quella di Benatia, difensore centrale della Juve. Il difensore non è contento alla Juve e medita l'addio. Ma la Juventus non ha la minima intenzione di lasciarlo partire e l'avrebbe blindato. L'intenzione è tenerlo. La speranza è che il difensore non si impunti e chieda la cessione subito. Ma passiamo ad Odeiro, ex terzo portiere della Juventus, adesso in prestito alla Sampdoria. Odeiro sta facendo molto bene alla Sampdoria, come anche certificata l'ultima prestazione contro la Juventus. Avrebbe molte richieste e bianconeri in caso di cessione potrebbero guadagnare un bel gruzzoletto da investire in altre operazioni di mercato. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e ci sentiamo alla prossima.